Librando, libri in volo con Dante Cerati. Il mondo sta cambiando, non è più quello di una volta, e le fautrici di un importante passo in avanti verso il progresso sono le donne. Tutte quelle donne che sono riuscite a far sentire la loro voce, tutte quelle donne che si sono affermate in ambito pubblico e privato con forza, con coraggio e con grande determinazione. Il giornalista del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo, nel suo libro Le donne erediteranno la terra per Mondadori Editore, spiega il ruolo che le donne si sono conquistate nell'era contemporanea e come si stiano dimostrando più brave degli uomini ad affrontare alcuni aspetti della vita. Un saluto agli ascoltatori da Dante Cerati, benvenuti a questa nuova ed interessante puntata di Librando. Al telefono, naturalmente, l'autore del libro, Aldo Cazzullo, a cui do il benvenuto. Grazie Dante, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora Aldo, il titolo del tuo libro è un po' una profezia che si sta avverando. Ormai le donne hanno acquisito posizioni di spicco nell'ambito pubblico e privato. Come mai hai scelto di affrontare questo argomento e di far trasparire tutta la forza che le donne portano con loro? Sì, esatto, le donne stanno facendo passi avanti enormi in tutto il mondo, l'Inghilterra si affida a una donna, la Germania da 11 anni l'ha fatto, spero e credo che anche l'America lo farà. In Italia siamo più indietro, ma le ragazze italiane sono formidabili e secondo me conquisteranno la terra e la salveranno, conquisteranno il potere, che non è una parolaccia, dipende dall'uso che se ne fa. Io penso che le donne ne faranno un uso migliore degli uomini e li salveranno. Aldo, uno dei primi argomenti che affronti nel tuo libro è la violenza contro le donne. Nel 75 picchiare una donna non era reato, il femminicidio non faceva scalpore come invece adesso. Come mai, nonostante le donne siano cambiate, il mondo stia cambiando, c'è ancora chi fa della violenza un'arma da usare contro una donna? Ma perché l'uomo ha paura della donna spesso, perché si bruciavano le streghe, perché l'uomo aveva paura delle donne e ancora adesso l'uomo ha paura della libertà della donna, confonde l'amore con il possesso, non accetta un no o un basta. La colpa dei femminicidi sembra soltanto di chi usa la violenza, intendiamoci, questo non è un problema delle donne, è un problema nostro, siamo noi uomini che dobbiamo reagire, dobbiamo isolare i violenti. A volte accade che le donne forse si innamorino dell'uomo sbagliato e con la sindrome dell'io ti salverò, e con me sarà diverso. E si incaponiscono con uomini che non le meritano, non le valgono. A me piace raccontare la storia dell'infanta di Spagna, che era la principessa, la figlia di Juan Carlos, che un giorno alle Olimpiadi vide una partita della nazionale di pallamano, vide un bellissimo atleta, il capitano della nazionale, Urgandarin, un basco, e disse ai cortigiani: portatemelo, le principesse possono fare queste cose. E lui fu portato, lei si innamorò, lo sposò, lui ha fatto ogni sorta di malversazione, si è fatto intestare i beni della società di beneficenza che aveva, e adesso sono tutti e due sotto processo, e il PM che chiedeva alla principessa perché ha commesso questo errore con questo uomo, lei ha risposto: perché lo amavo. Senti Aldo, che cosa caratterizza le ragazze di oggi rispetto alle giovani del passato e come saranno secondo te le donne di domani? Ecco, mi colpisce il fatto che le ragazze, qui è dedicato il libro dedicato a mia figlia Rossana e a tutte le ragazze nate nel 2000, sono cresciute leggendo saghe, Hunger Games, Divergent, The Host, in cui la protagonista è sempre una ragazzina che salva il mondo. E anche nei cartoni animati la principessa non è più lì ad aspettare il principe azzurro che la risvegli dal sonno mortale con un bacio. E no, la principessa prende il potere, regna da single. Per questo le ragazze sono abituate, conquisteranno il mondo e lo salveranno, no? Perché la donna è colei che resta, che guarda lontano, che si sacrifica, che si prende cura. E oggi che abbiamo capito che l'uomo non è immortale, che la terra non è immortale, abbiamo anche capito che abbiamo molto bisogno di cura. Aldo, com'è cambiata secondo te l'educazione familiare e come pensi che i media siano influenzati dalla nuova immagine della donna? Allora, intanto il maschilismo esiste ancora e il maschilismo spesso è insegnato ai figli maschi dalle madri. Però le cose stanno cambiando, anche i padri stanno cambiando. Mio padre non avrebbe mai cambiato un pannolino. Per me è stato tutto normale farlo e per mio figlio sarà ancora di più. Consideriamo che siamo un paese in cui fino al 75 c'era la potestà maritale e la Cassazione stabilì che poteva essere esercitata anche con mezzi coercitivi. Picchiare la moglie non era reato. Fino all'81 c'era il delitto d'onore. Chi tornava a casa trovava la moglie con un altro, la ammazzavano, finiva neanche in galera. Il femminicidio non è che non ci fosse, non faceva notizia, non era neanche punito. La prima donna ministro del 76, Tina Anselmi, un bellissimo personaggio. Però per 30 anni la democrazia italiana credette di poter fare meno delle donne. Per questo siamo un po' indietro, ma stiamo facendo dei grandi passi avanti. Professioni con un tempo riservate agli uomini sono ora, vedono ora le donne in maggioranza, la magistratura, la medicina, anche tra i giovani ingegneri molte sono donne.
La maternità non dovrebbe essere né un dovere né una colpa, ma è davvero così in Italia, secondo te? Sta cambiando moltissimo il concetto di maternità. Per le nostre nonne, sì, poteva essere una colpa, ma era soprattutto un dovere. Le donne venivano al mondo per fare figli. Poi, per le nostre sorelle maggiori, è stato spesso un ostacolo. Chi doveva tornare a casa? La donna, se il bambino aveva bisogno. Oggi si comincia a capire che la maternità è un punto di forza. Cioè, la donna che diventa madre è più consapevole di se stessa, dell'enorme potere che ha, dare la vita, un potere che un uomo non avrà mai. Le aziende che puntano sulle giovani donne prosperano, le aziende che fanno firmare alle donne dimissioni in bianco se diventano madre andranno malissimo. C'è una donna che secondo te ha segnato uno spartiacque tra il prima e il dopo, se dovessi fare un nome? Beh, io sono molto legato alla figura di Rita Levi Montalcini, la quale diceva con un sorriso amaro: se il Duce non avesse fatto le leggi razziali non avrei vinto il Nobel, perché non mi sarei chiuso nello stanzino in casa sotto fare il suo nome a fare gli esperimenti. E poi Rita Levi Montalcini va negli Stati Uniti e mi raccontava di aver visto le donne nere alzarsi in piedi per cedere il posto a sedere agli uomini bianchi, fino a quando un giorno una donna delle pulizie nera dell'Alabama, Rosa Parks, rifiutò di alzarsi in piedi e cominciava la rivoluzione dei diritti civili, un'altra delle tante rivoluzione avviate dalle donne. Aldo, ci sono dei cambiamenti in particolare che ti auguri avvengano nel prossimo futuro? Ma io credo che questo processo delle donne che prenderanno sempre più ruoli di responsabilità continuerà. Ecco, auspico un mondo, un'Italia in cui non fa più notizia se il capo dello Stato, il capo ufficio è un uomo o una donna, se è bello, brutto, se è elegante o non lo è. No, si guarderà soltanto se è bravo o se non lo è, se è onesto o se non lo è. Ci sono anche donne corrotte, ma forse un po' meno degli uomini. Non che una donna per il fatto di essere donna debba per forza avere ragione. Si potrà essere liberi di criticare le donne, ma non in quanto donne, in quanto esseri umani che a volte anche loro sbagliano. Come detto prima, tu dedichi il tuo libro a tua figlia Rossana e a tutte le ragazze del 2000. Che messaggio speri di trasmettere loro? Ma io credo loro non abbiano bisogno di messaggi. Siamo noi maschi che dobbiamo renderci conto di quello che abbiamo fatto e anche di quello che sta succedendo. Io penso che le ragazze che oggi hanno 16 anni, 14 o 18, siano molto consapevoli di loro stesse e per loro sarà del tutto normale esercitare il proprio talento, realizzarsi senza bisogno di diventare uomini. Per secoli le donne che volevano rivendicare autonomia, libertà, dovevano diventare uomini o almeno sembrarlo, vestirsi da uomo. Giovanna d'Arco viene arsa viva perché si vestiva da uomo. Tutte le altre imputazioni cadono al processo. Soltanto quella resiste. La donna deve essere se stessa, deve essere donna e in quanto donna potersi realizzare liberamente. Assolutamente d'accordo. Aldo, io ti ringrazio veramente di cuore per questa bella intervista. Ricordo a tutti gli ascoltatori il nuovo libro di Aldo Cazzullo, Le donne erediteranno la terra, per Mondadori Editore. Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori.